Consigliera, siamo in una sorta di riunione di gabinetto. Siamo in una casa che poteva diventare una casa famiglia, che poteva avere anche un'altra ubicazione e destinazione. C'è molta delusione, però. Sì, ce n'è moltissima, moltissima soprattutto per quello che rappresenta questo stato di abbandono che poi avrai modo di far ben vedere a tutti. La delusione perché questo edificio rappresentava una vittoria della legalità contro l'abuso edilizio, tant'è sapranno tutti i bellantesi che questo complesso residenziale è stato acquisito in proprietà dal comune, confiscato all'abuso edilizio. Ed è giusto così, noi sappiamo anche le vostre battaglie che avete fatto, sappiamo che significa desiderare qualcosa di diverso per i ragazzi, che significa anche dare un'opportunità di lavoro e di speranza e di accoglienza. Eppure tutto ciò non è servito a nulla, nonostante le vostre proteste, giusto? Sì, esatto, perché la delusione è anche non aver sortito nessuna efficace la nostra denuncia. Volevamo essere molto propositivi riportando alla luce questo stato di abbandono, volevamo essere propositivi proponendo proprio in un momento come questo, tra l'altro, anche di destinarlo all'accoglienza delle donne e dei bambini ucraine che fuggono dalla guerra, ma gli utilizzi ne potevano essere fatti diversi, così come c'era prima una casa famiglia, ma anche destinarlo al recupero, anche semplicemente a un circolo anziani nelle more magari di studiare altre destinazioni, naturalmente ai fini sociali. La consigliera mi parlava anche, per esempio, del codice rosso della violenza sulle donne e mi ha parlato anche di altri programmi e altri impegni per questa struttura. C'è anche un'altra struttura vicino che dovrebbe essere ultimata dal comune, quindi si potrebbe pensare addirittura a raddoppiare quelli che sono gli impegni. Eppure non c'è visione. Certo, è veramente un grande peccato perché è una struttura che per noi di Bellante poteva essere un fiore all'occhiello, una delle prime strutture che servivano per i bambini disagiati, per le donne, come dice il codice rosso. Erano tante le cose da poter fare. Abbiamo segnalato questa cosa, questo degrado che va avanti da anni, da tanti anni, però cioè, non ci hanno degnato neanche di una risposta. Neanche di una risposta. Hai visto qui come siamo messi? Parlano di erba alta, in realtà degrado chiama degrado, ci sono stati vandali, hanno sottratto quelle che sono delle piccole infrastrutture, parliamo del pannello, per esempio, della luce, quello elettronico, parliamo di alcuni sanitari, danni su danni al bene pubblico, progetti però. Adesso abbiamo parlato del problema, parliamo di visioni, che cosa avete in mente? Beh, innanzitutto una risposta da parte di questa amministrazione che non si è fatta, non si è annunciata fino adesso e temo anche per il futuro. E il programma sarebbe opportuno magari utilizzare, visto che si parla sempre di PNRR, quantomeno utilizzarlo per recuperare anche le due strutture e porre rimedio ai danni invece provocati in questa e poi tutte le altre destinazioni che vorremmo fare, sempre comunque destinandole ai fini sociali. O volendo anche, visto che la zona, il territorio si presta, anche a scopo turistico, volendo.